Se il sestiere della Maddalena fosse un libro, secondo me sarebbe un atlante. Un atlante con tanti colori e tante persone che lo abitano. Ciao, sono Agostina, ho portato oggi mio figlio nel quartiere della Maddalena per fare un laboratorio sulle nuvole. Ciao, io sono Michele e vivo qui, proprio in questo vicoletto. Ciao, sono Etta e io vivo qui. Ciao, io sono Esther. Ciao, io sono Sharifa. E noi viviamo qua. Io vivo qui anche e per noi era importante immaginare una casa dei libri, la biblioteca che sta per nascere nel quartiere, come un'opportunità che non fosse proprio calata dall'alto, ma avesse un valore aggiunto nel processo partecipativo con il quale stiamo creandola. Un processo partecipativo che vede coinvolti tutti, dai bambini che sono stati al centro di una ricerca azione condotta dall'associazione La Stanza, da un percorso formativo con i partner e alcuni abitanti del quartiere, per guardare ai libri come un'opportunità per porgere un altro sguardo agli spazi nei quali abitiamo, nei quali lavoriamo. La storia che ho fatto di più quando ero bambina era quella dei tre porcellini, che mia madre mi raccontava spesso quando ero in bagno e la modificava, ogni volta era diventava diversa. Quando ero bambino mi ricordo sempre un libro sui dinosauri che si chiamava Quando l'uomo non c'era, che mi affascinava molto perché c'erano tutti questi, come tutti i bambini, animali molto strani. Gian Burrasca era contro, era creativo, era originale. Era da solo, ma faceva tante cose insieme agli altri. Il razzismo è spiegato a mia figlia, che secondo me, appunto, essendo che sono straniera, mi rispecchiava molto. Aprire una biblioteca in questo territorio è un'ottima idea, perché comunque magari ci sono anche bambini o famiglie che non possono permettersi di comprare tanti libri, però i bambini possono accedere alla cultura e comunque possono leggere o magari anche fare dei laboratori che magari i genitori non possono fargli fare normalmente. Una bellissima iniziativa sicuramente di aggregazione, poi i miei due bambini piace tantissimo leggere, quindi sicuramente saremo dei grandi fruitori. È una scommessa fare una biblioteca nel sestiere della Maddalena, perché non siamo più tanto abituati a dedicare del tempo alla lettura. Ma è una scommessa positiva, perché invece il libro è un amico per sempre e quindi trovare tanti amici e tanti libri in un luogo, alla Maddalena, penso che sia utile e importante per tutti.